Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Un re che piange, ma non avevamo detto che era una giornata felice oggi? Quello del momento in cui tutti quanti stanno acclamando Gesù, tutti quanti stanno facendo festa a Gesù, e tu Marco mi parli di un re che piange. Perché piange un re? Perché può piangere un re nel momento in cui tutti quanti lo stanno acclamando? Allora, immaginatevi che per qualche strano motivo foste chiamati a essere coinvolti in qualcosa di enormemente più grande di voi, qualche cosa di enorme che cambi la storia del mondo, riportando pace, prosperità, sicurezza. Essendo d'attualità, viene facile pensare a un tavolo negoziale tra Russia e Ucraina in questo momento, vero? Quello sì che cambierebbe il mondo. E che un vostro intervento riuscisse a far cessare la guerra tra loro, e che, tornati a casa, sapendo quello che avete fatto, mentre passeggiate per la via principale del vostro paese, la gente iniziasse a battervi le mani, a gridare il nostro nome e venirvi vicini per farsi selfie con voi. Allora, quale sarebbe la reazione vostra? Paura? Gioia? Eccitazione? Di sicuro non sareste tristi. Almeno penso, perché per una cosa del genere sarebbe il momento di ridere e non di piangere. La Bibbia è una lunga storia di un tavolo negoziale tra l'uomo e Dio, dove Dio di sua spontanea volontà decide di sedersi a tavolino e di fare dei patti per far cessare la guerra, anche se l'uomo non se lo merita di far cessare quella guerra, anche se non ha fatto nulla all'uomo per meritarselo, ma lui decide di sedersi al tavolo e di offrire una pace, e lo fa tramite un inviato speciale, proprio come voi lo eravate in quell'ipotetica storia. Le persone che sapevano che Dio avrebbe mandato prima o poi il Cristo, il Messia, il Salvatore, e lo stavano aspettando, e a un certo punto accade che le folle lo acclamino come tale. Mi dai la prima slide? Grazie. Leggiamo i versetti dal 28, poi al 36, 38, 41 e 40 del Vangelo di Luca al capitolo 19. Dice così: dette queste cose, Gesù andava avanti salendo a Gerusalemme. Era la prima volta, c'è da sottolineare che questa era la prima volta che Gesù stava salendo a Gerusalemme, perché l'altra volta c'era stato quando aveva 12 anni, vi ricordate? E si era messo a discutere con i sacerdoti nel Tempio, e Maria e Giuseppe l'avevano cercato e non l'avevano più trovato. Per cui era la prima volta che Gesù tornava a Gerusalemme. Continuiamo a leggere. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla via. Quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo: benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Quando fu vicino, vedendo la città, pianse. Gesù che piange. Pianse su di essa, dicendo: oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Avanti. Poiché verranno su di te giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Che strana sensazione, che strana reazione per un mediatore che sta salvando il mondo, dovrebbe essere felice, e invece piange. Le persone lo stanno riconoscendo come re, le stanno gridando al re, gli dicono che è mandato da Dio, stendono le palme, rami di palma, stendono addirittura i propri mantelli affinché i piedi non tocchino il suolo, e non sembra esserci un motivo per piangere, ma piuttosto per gioire a una situazione del genere. Gerusalemme sarebbe stato il luogo dove Gesù avrebbe riappacificato l'uomo con Dio, attraverso la croce, sconfiggendo la morte. Tutto quanto sembra prospettarsi una situazione
positiva, perché allora piangi? Ho detto già che la gente si aspettava il Messia, si aspettava che Dio mandasse il Messia, il Salvatore, e che Gesù aveva fatto del tutto per farsi riconoscere. Infatti, se leggiamo lo stesso episodio nel Vangelo di Matteo, leggiamo qualche cosa che ci dà una maggiore informazione. Mi date la prossima? Matteo 21, capitoli, versetti da 1 a 4. Quando non furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nella borgata che è di fronte a voi, subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e conducetele da me. Se qualcuno vi dice qualche cosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Ora, al giorno d'oggi appare quasi comico un re su un asino, vero? Ma all'epoca gli asini erano preziosissimi, erano di un valore inestimabile, erano usati per lavorare, erano usati per spostarsi, erano e sono, io che ne ho due incomodato ad uso gratuito, posso dirvi che sono degli animali intelligentissimi, sono degli animali stabili come carattere, non si spaventano, estremamente affettuosi e molto resistenti. Non solo l'asino era prezioso all'epoca, ma l'asino era una sorta di status symbol, è come avere una Ferrari. Tutti quanti, i re, i condottieri, i giudici, tutti cavalcavano gli asini perché io ho un asino, io ho una Ferrari. Chi possedeva all'epoca un asino era sicuramente una persona molto, molto in vista. Ora, figuratevi il padrone di due asini, c'ha due Ferrari, c'è una Ferrari e una Lamborghini, eh? Perché Matteo dice che erano un asino e il puledro di un'asina e il puledro di un asino. Quando figuratevi questo, quando i discepoli arrivano da lui, slegano due asini e fanno per andarsene. È come se uno entra in garage a casa tua e sono due persone, uno mette in moto la Ferrari, una Lamborghini e vanno via, mettono in moto e fanno per andarsene. Scusate, dove volete andare? Salve, ah no, è che c'è il nostro Signore che dice che gli servono. Davvero? Tutte e due? Mica male. E scusate, che se ne fa il vostro Signore, il vostro padrone di una Ferrari e di una Lamborghini? Però nell'episodio, stranamente, non ci sono rimostranze di quello che ha fatto il padrone delle due asine. Anzi, Gesù dice che ve le darà gratuitamente, non vi farà nessun tipo di problema. Perché tutto questo? Perché il padrone delle asine era un ebreo e perché conosceva bene la Bibbia e perché conosceva la profezia fatta dal profeta Zaccaria. Mi date la prossima, ragazzi? Zaccaria 9, da 9 a 10. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Io farò sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, gli archi di guerra saranno distrutti. Egli parlerà di pace alle nazioni, il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e dal fiume sino all'estremità della terra. Questo passaggio era stato scritto circa 500 anni prima che Gesù entrasse in Gerusalemme e Gesù si era voluto far riconoscere per dire: guardate che sono io colui di cui parlava Zaccaria. Per 500 anni le persone l'avevano aspettato, perché nella loro mente l'equazione era semplice. Significa che quando una figura simile a un re entra cavalcando un asino, significa che la pace sta finalmente per arrivare in Israele. Niente più inchini ai romani, niente più cittadinanza di seconda classe rispetto ai romani, niente più a che fare con gli dei stranieri, perché ci sarà soltanto il vero Dio. Niente più povertà, niente più intolleranza, niente più guerra, solo pace. È per quello che Gesù. Sembra tutto così perfetto, ma
ma non lo è. Perché non lo è? Perché la gente si aspetta che Gesù, il re Messia tanto atteso, vada al palazzo dove si trova Erode, scacci Erode, scacci i romani, sottometta le popolazioni vicine, metta magari le tasse alle popolazioni vicine, così da avere soldi per far diventare gli ebrei tutti quanti ricchi e senza pagare le tasse. Niente di più sbagliato, niente di più sbagliato. Gesù non entra nel palazzo per prendere il posto di Erode. Gesù non chiama i capi spirituali per organizzare una ribellione, una rivolta per buttare giù i romani. Gesù non è venuto a Gerusalemme per fare campagna elettorale e dire sì, votate a me, vi farò vedere quello che succede. È venuto perché l'umanità abbia una via di salvezza. È questo per quello che è venuto. E visto che Gesù non soddisfa le aspettative, in pochissimo tempo, appena 5 giorni, tutto cambia. Lo scenario cambia in maniera radicale. Tra 5 giorni le folle che in questo momento lo stanno acclamando e dicendo che è colui che viene mandato dal Signore saranno lì per dire crocifiggilo, crocifiggilo, crocifiggilo. E si allineeranno di nuovo qualche giorno dopo lungo le strade dove è stato e sono andato, questa volta non per gridare osanna, ma per maledire, per deridere, per sputare contro di lui, mentre lo guarderanno portare la sua croce sul Golgota. Tra 5 giorni le persone più vicine a lui lo abbandoneranno. Giuda per 30 pezzi d'argento, Pietro perché aveva paura lo rinnegherà. Altri più o meno fuggiranno tutti quanti alla spicciolata, c'è chi fuggirà addirittura nudo pur di scampare. Tra 5 giorni i romani saranno ancora in carica, saranno là. Pilato giudicherà Gesù colpevole, anche se Pilato saprà assolutamente che Gesù non ha fatto assolutamente niente. Gesù sarà condannato alla crocifissione, che è una condanna dolorosa e infamante, che è crudele, che si va soltanto ai criminali. Per Pilato sarà normale amministrazione, tanto che problemi ci sono. L'unica cosa che gli interessa è mantenere la pace tra romani ed ebrei. Diamogli questo pezzente, questo staccione sulla croce, così saranno buoni. Tra 5 giorni i capi religiosi festeggeranno. Ai loro occhi Gesù era soltanto un altro eretico, un altro falso re, un'altra persona che era stata smascherata e derisa. Tanto poi non si sentirà mai più parlare di lui. Tra 5 giorni non ci saranno più folle che approvino. E non ci sarà più passione per quel Nazareno, quella persona che veniva da Nazaret, per colui che è arrivato in città su un asino, accompagnato da un'asina. Ecco perché Gesù piange. Ecco perché. Nella lingua ebraica la parola pianto, piangere, mentre in italiano c'è pochi sinonimi, nella lingua ebraica la parola pianto non è unica. C'erano tante maniere di indicare il pianto. C'era un pianto per quando la gente moriva, il pianto per il dolore fisico, un pianto, una parola pianto che indicava un'emozione molto grande, e c'era una parola piangere specificatamente fatta per quando ci si rivolgeva a Dio in supplica. Per cui il popolo ebraico era molto propenso a piangere, e ogni pianto aveva il suo nome di differente, perché non si piangeva soltanto in una maniera. La parola che usa qua Luca nel suo versetto è la parola in greco, è klaiō, che è un pianto a voce alta, un pianto che non è assolutamente silenzioso. È quando tu c'hai un'angoscia grandissima, che urli di spavento, di paura, è quello che piangi, è per quello che piangi. È il pianto di un profondo dolore emotivo. Sta piangendo per chi?
Perché sta piangendo Gesù? Gesù sta piangendo per quelli che lo rifiuteranno. Non sta piangendo perché è preoccupato di se stesso. Sì, nel Getsemani non piangerà. Sarà la sua natura umana, sarà disperata, ma la sua natura divina vincerà la paura umana. Ma non piangerà mai. In questo momento lui piange, non sta piangendo a causa del dolore che proverà, ma sta piangendo a causa dell'intenso amore verso quelli che lo processeranno, verso quelli che lo flagelleranno, verso quelli che lo accuseranno falsamente e verso quelli che le clameranno la sua morte. È per quello che piange. Piange perché per quelli il suo sangue sarà sparso in vano. Non cambierà niente. E lui non riuscirà a portarli assieme a sé, perché lo rifiuteranno. In tutta la Bibbia, soprattutto nei Vangeli, non troverete mai, mai, mai un Gesù che gioisce della pena per un peccatore. Mai. Gesù non gioirà mai perché quando un peccatore viene condannato, anche quando lo meritano. Non troverete mai un Gesù che dice: te l'avevo detto. Non lo troverai mai. Gesù vede le folle che lo acclamano, ma piange perché vorrebbe vedere un altro risultato. Non vorrebbe vedere la sua acclamazione, ma vorrebbe vedere dei cuori aperti, dei ginocchi che si flettono. Vorrebbe dei cuori che siano non duri e chiusi. Perché? Perché anche se lui è Dio, quando questo accade, significa che lui ha le mani legate, non può fare niente fin tanto che quei cuori rimangono duri e non si inchinano verso di lui nella maniera giusta. Gesù sta piangendo perché sa che egli è l'unico che può portare vita, è l'unico, non ci sono altre maniere. Molti di quelli che prima lo avevano acclamato e poi avevano gridato crocifiggilo, forse avranno pensato: beh, forse sì, poteva essere qualche cosa mandato da Dio, ma Dio provvederà un altro Messia, non quello, vero? Purtroppo no, non c'è un'altra via, era quella la via e tu l'hai rifiutata. Se ci fosse un'altra via, Gesù non sarebbe in tale angoscia per quelle anime che vede persi, e invece l'angoscia è grande e dice: non rimarrà pietra su pietra di questo punto. Dio ha fatto di Gesù la via per la vita eterna. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non attraverso di me. Io sono la porta. Rifiutando Gesù, la città di Gerusalemme ha rifiutato l'unica via, l'unica porta che dà l'accesso a Dio. Il pianto di Gesù in un giorno di relativa gioia, perché in fondo potrebbe aver festeggiato, dicendo: guarda un po', tutte queste persone che mi conoscono, oh, sono famoso. Un giorno dove tutti acclamano, questo giorno dove tutti quanti acclamano e Gesù piange, deve farci riflettere. Quanto sono disposto io a modificare il Gesù che ho in mente e seguire quello vero? Non la proiezione di ciò che voglio, non la proiezione di ciò che più mi aggrada, quello che fa comodo a me. Perché sapete, spesso noi abbiamo in mente un Gesù a modo mio, un Gesù fatto a sua misura per me, di quello che mi preserva da ogni difficoltà, non mi fa soffrire nessun male, di quello che mi rende anche benestante, perché non dispiace, di quello che mi guarisce quando sono ammalato o che guarisce un mio familiare, un mio figlio, una figlia, uno sposo, di quello che protegge la casa mia e la mia terra perché non venga toccata. E non vogliamo Gesù che mi aiuti nella difficoltà o nella mia povertà o nella mia malattia o nella malattia dei miei cari, o quando la mia casa è distrutta e il mio paese è sotto le bombe. Quello è un Dio, un Gesù di cui facciamo a meno, vorremmo fare a meno. Gesù certamente non gioisce delle mie difficoltà. Gesù non sta gioendo della guerra in Ucraina, ma il suo obiettivo non è di darmi una bacchetta magica
e di farmi miracolosamente indenne da qualsiasi cosa, ma di affrontare la vita sapendo che questa vita è una breve preparazione alla prossima, e il suo intento è quello di aiutarmi nelle difficoltà di questa vita. Mi date la prossima, ragazzi? Seconda Corinzi 4, 17, 18, Paolo dice: perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non sulle cose che si vedono, ma quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Vedete, se Gesù piange con angoscia per coloro che non sono salvati, quanto di più ha pianto e sta piangendo per coloro che sono salvati e sono nell'angoscia in questo momento? Quanto di più Gesù sta piangendo per le popolazioni che stanno sotto le bombe in Ucraina, per i soldati che vengono mandati al fronte strappandoli dalle proprie famiglie e portandoli a uccidere propri fratelli e proprie sorelle? Se Gesù si preoccupa così profondamente per coloro che sono i suoi nemici, quanto più si preoccupa per coloro che sono amici, che lo seguono, per coloro che sono scritti nel libro della vita? Ci saranno momenti in cui ci sentiremo soli. Traducendo ogni mattina le riflessioni del mio amico Fyodor, una delle ultime riflessioni parlava proprio della stanchezza. Sono stanco delle risposte che ho in mente da chiedere a Dio e che non mi vengono. Sono stanco di dover pensare a cosa posso fare per non pensare alla guerra. Sono stanco. Ci sono momenti di così, e Gesù è lì a fianco. Ci saranno momenti in cui ci sentiremo soli, ci saranno giorni in cui ci interrogheremo sulla cura che Dio ha per noi, ma Dio è lì. A volte persino alzeremo come fece Giobbe, il pugno a Dio dicendo: Dio, perché? Voglio la spiegazione adesso. Ci saranno. Ma sapete, Gesù ha pianto. Quel giorno in cui lui potrebbe aver festeggiato ha pianto, e non sta piangendo per i suoi nemici, ma anche piangendo per coloro che sono incisi sul palmo della sua mano, di quelli che conosce. Gesù è amore. Gesù non ha amore. Gesù è la fonte dell'amore. Gesù ama e si dispera per le anime perdute. È per quello che sta piangendo quel giorno. Gesù è l'unica via. Gesù è venuto a salvare, e è l'unica strada. Gesù vuole che facciamo parte della sua famiglia. Ma sappiamo che è così perché? Perché 2000 anni fa Gesù ha fatto quello che ha fatto, che ha scritto lì. Perché Gesù ha pianto. Gesù non ha gioito nel vedere il consenso, ma Gesù ha pianto quando guardò Gesù da Salemme. Nel mezzo di una festa sfrenata, Gesù ha pianto. Premiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù per queste lacrime. Grazie di aver pianto in un giorno dove tutti quanti gli altri stavano festeggiando. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Gesù, io voglio rifiutare il mio tentativo di fare di te un Gesù a modo mio, di fare un Gesù che mi preservi dalle difficoltà, ma io voglio che tu sia a fianco mio nelle mie difficoltà. Voglio rifiutare l'idea di un Gesù che mi rende benestante, ma voglio un Gesù che mi sia a fianco nelle mie difficoltà economiche. E voglio rifiutare il Gesù che abbia la bacchetta magica e guarisca qualsiasi cosa. So che puoi,
ma so di certo che tu mi sei vicino nel dolore, nella malattia, nella paura, quando la mia casa è in pericolo e quando le bombe cadono a fianco mio. Tu sei lì, tu sei lì. E Signore, io ti prometto che voglio cercare ogni giorno di testimoniare agli altri che tu sei l'unica via e che tu hai pianto e stai piangendo per coloro che non ti accettano. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore.